Come costituire una comunità energetica rinnovabile? Se ne parla oggi a Torino con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Un'opportunità, dice, per i piccoli comuni. Giulia Delle Piane. Il Piemonte è la prima regione in Italia per numero di CER, le comunità energetiche e di gruppi di autoconsumo. Sono 27, un quinto di tutti quelli presenti nel paese. Non abbastanza per raggiungere gli obiettivi posti dalla UE, in base ai quali entro il 2050 almeno la metà dei cittadini europei potrebbe autoprodurre fino al 50% dell'energia rinnovabile dell'Unione. L'obiettivo di governo e Camera di Commercio è incentivare e agevolare nuove CER. Numerose le iniziative presentate al tour informativo Insieme Energia. E le comunità energetiche sono un'importante opportunità per i comuni sotto i 5.000 abitanti perché c'è anche un intervento a fondo perduto del 40%. In campo anche GSE, gestore servizi energetici, il braccio del Ministero dell'Economia per la promozione dell'energia rinnovabile. Entro l'8 di aprile GSE metterà online i tre portali che serviranno per la richiesta di qualifica della comunità energetica, il portale per la richiesta di contributo in conto capitale, e metteremo anche online un simulatore molto importante per la valutazione energetica ed economica delle configurazioni stesse. Daremo anche dei voucher per le imprese, proprio per agevolare anche l'aspetto gestionale, perché la comunità energetica è un soggetto non facilissimo e quindi bisogna supportarlo dal punto di vista anche amministrativo e organizzativo. Gallina chiede anche di proseguire lungo la strada della semplificazione normativa e la burocrazia, sottolinea, che spesso spaventa le imprese.